Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da iarforex.com e in questo video voglio parlare di una questione che spesso si vede in giro. È nata anche questo video da un commento di pochi giorni fa, dedicato appunto alla questione del market making, no market making, del mercato quindi diciamo regolamentato e invece il mercato OTC. Allora, voglio fare chiarezza, l'ho già detto in altre situazioni, però mi piacerebbe insomma sottolinearlo anche in questo video, che come vedete tra l'altro è anche con un grafico e non è a caso che faccia questo video anche con il grafico. Allora, guardate un po', io faccio trading principalmente sul mercato delle valute da tantissimi anni. Beh, già solo che voi vedete come questo canale YouTube è nato a luglio del 2010, quindi già solo quello capite. In più erano già altri anni in cui fa che facevo già trading, quindi tanti anni in cui io mi sono cimentato a fare trading sul mercato delle valute, quindi diciamo che questo mercato lo conosco abbastanza bene, direi. E in tutti questi anni ho sempre fatto trading tramite il Forex, ovviamente tramite i CFD. Il mercato Forex per sua natura è un mercato OTC, over the counter, quindi non c'è una borsa che regola il prezzo in quell'istante dell'euro-dollaro, per dire, ma sono appunto i prezzi che li fanno appunto i fornitori di liquidità, i market maker. E ci sono ovviamente nel mondo tantissime istituzioni, società di brokeraggio che permettono di fare trading sulle valute solitamente attraverso un CFD. Quindi io ho scelto il mio broker che è IG, non lo nascondo, ormai lo sapete, penso in tutte le salse, l'abbiamo visto e rivisto, è il broker che ha questa piattaforma e IG è sempre stato conosciuto, insomma io ho sempre tradato con IG. Appunto il CFD sul Forex. In realtà poi ci sono anche situazioni in cui un trader può tradare anche altri strumenti, oggi ne vedremo uno, per esempio i future sul mercato del Forex. I future sul mercato del Forex comunque hanno una liquidità, per esempio l'euro-dollaro, che è quella che è. Il mercato Forex di sua natura è un mercato OTC e tra gli strumenti finanziari più come dire, più consoni, più soliti per tradare questo mercato del Forex c'è il CFD. Quindi non crediate che quando c'è il broker che vi offre il Forex, a meno che non siano future, quello là è comunque un CFD e quindi c'è un market making di mezzo. Quindi anche se poi il broker vi scrive che questo è ECN, tutte queste tipologie di ordine che sono state negli anni inserite all'interno, no, delle pubblicità dei broker esclusivamente come marketing per farvi aprire un conto, alla fine quello là è market making. Quindi nel momento in cui vado a tradare il mercato delle valute, devo sapere che tendenzialmente farò il CFD e il CFD viene tradato, quindi è market making e ovviamente dovrò quindi scegliere una controparte che mi dà appunto i prezzi e mi dà la possibilità di fare trading, quindi scambiare valute, che sia diciamo una società di brokeraggio che sia il più seria possibile. Quindi dovrò valutare dove ha la sede, da quanto tempo sta facendo questo, se ha avuto multe, se c'è stato qualche problema negli anni, cosa ne dicono in giro, ci sono mai siti di recensione, insomma, capiamo chi abbiamo. La storicità, la capitalizzazione, per esempio, se è quotato in borsa, dove ha sede, eccetera. Io faccio trading con un broker che, oltre comunque ai CFD, oggi ha anche altri strumenti, e anche di questo volevo parlare per fare il Forex, ma che è serio, professionale, storico, solido, quotato in borsa, con sede in Italia, con sede in tantissime parti del mondo. Quindi io voglio dirvi, ricordatevi che se voi avete un market maker sano, anche un market maker sano, serio, voi se fate trading e lo sapete fare, guadagnerete. Se fate trading e non lo sapete fare, perderete. Stop. È ovvio che preferisco un market making piuttosto che un mercato regolamentato, illiquido, come a volte accade in alcuni titoli azionari. E non ho poi il prezzo di uscita da un trade, non riesco a entrare su un trade perché non c'è la liquidità.
Quindi è vero che un mercato regolamentato no, è regolamentato, ma che liquidità c'è in quel mercato, no? Perché quando un mercato è poco liquido, ma è anche regolamentato, allora a quel punto è più manovrabile. Allora, che cosa abbiamo capito? Quindi, il mercato del Forex, che è un mercato immanovrabile tendenzialmente, difficilmente manovrabile a volte anche dalle banche centrali, pensate un po', e io ancora sento parlare di manovrabilità, no, del Forex, fa un po' ridere, però difficilmente manovrabile anche sul mercato dalle banche centrali, il mercato delle valute, è comunque un mercato di sua natura OTC, over the counter. Detto questo, IG, che è il mio broker, appunto, da un po' di tempo, da circa un po' più di un anno, ha dato la possibilità di tradare anche il mercato del Forex, come vedete dalla piattaforma che c'è qui. Questa è una piattaforma che è sempre di IG, ma non è CFD quello che vedete, ma sono certificati. Quindi quello che si va a tradare sono certificati Turbo 24 in questo caso. Uno strumento assolutamente interessantissimo. Questo strumento non è uno strumento come CFD fatto da market maker, ma è uno strumento quotato a un MTF tedesco. Quindi c'è una borsa che quota questi strumenti. E quindi se non si volesse andare sul CFD, che per carità io ancora oggi trado, quindi non c'ho problemi, però se uno vuole avere un mercato invece, diciamo, regolamentato con un book di negoziazione, e quindi diciamo totalmente in trasparenza, vedete che nel momento in cui io ho il certificato Turbo 24 mi trovo in questa situazione dove ho la possibilità, adesso questo per esempio è l'euro-dollaro, in questo caso guardate abbiamo svariate coppie di valute, le maggiori ovviamente per fare trading, che sono queste 2, 4, 6, 8 qui, e poi abbiamo anche in realtà gli indici, abbiamo l'oro, eccetera, eccetera, e io qua ho i mercati che tendenzialmente trado un po' di più, e vedete che per esempio ho messo euro-dollaro, la sterlina dollaro, il dollaro yen, la sterlina dollaro e l'oro. Questi mercati si possono tradare tramite appunto l'acquisto di certificati Turbo 24 short o long, quindi io acquisto appunto in base a quello che poi è la mia view un tot di certificati, per esempio sull'euro-dollaro, per un'operazione in acquisto, in long, quindi che può prevedere, diciamo, un rialzo dei prezzi dell'euro-dollaro, o compro un certificato, in questo caso short, dei certificati short, nel caso in cui penso che il prezzo dell'euro-dollaro possa scendere. E in questo caso, come potete vedere, se io per esempio vado long o short, quindi penso che l'euro-dollaro possa avere adesso magari un rialzo nei prezzi nel breve termine, andrò a prendere il certificato long, vedete che ho svariati punti paracadute, quindi dei punti dove io posso, cioè il mio investimento, fatto 100 l'investimento va a zero, quindi mettete l'esempio che io vado a prendere questo terzo livello di KO, quindi livello di paracadute, quindi faccio così con leva 43, che vale 2,792, 2,83, eccolo qui, pam, vedete, questo è praticamente il mio paracadute diciamo di posizione. E metti caso che dai livelli attuali a qui il mio investimento sia di 100, facciamo, o di 1000, insomma, numero tondo, facciamo 100, di 100, ecco che una volta che io compro questi X certificati, che ovviamente guardate la quantità può variare da 1 con un controvalore di 2,80 euro, quindi io sto comprando 2,80 euro di roba, quindi ho un investimento di 2,80 euro addirittura, quindi si può anche lavorare con delle size assolutamente ridicole quasi, ma metti caso che invece voglio appunto rischiare quei 1000 euro che abbiamo detto prima, guardate, posso tranquillamente andare a tac, eccolo qua, 358 certificati in acquisto long di euro-dollaro, un controvalore, quindi un investimento di 1000 euro che nel caso in cui lui scenda, 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 questi 1000 euro andranno a zero e la posizione si chiude. Quindi diciamo che questo è anche garantito, quindi assolutamente interessante. E se voi andate a vedere c'è la profondità del mercato, quindi vado a vedere, ovviamente ci sarà probabilmente all'interno ci sono sia del market maker che proprio dei trader che vogliono entrare su questi livelli, e potete vedere quindi la profondità anche delle posizioni in acquisto e vendita, diciamo, cioè long e short, in acquisto e vendita, scusate, dei certificati, quindi con anche i volumi. Quindi in questo caso praticamente avete tutto, e in questo caso specifico andate a tradare
degli strumenti che non sono come CFD strumenti fatti da un market maker, ma sono strumenti che sono quotati proprio in una borsa, no? In un MTF, una borsa elettronica. Quindi in questo caso voglio dire, se proprio volete in qualche modo avere uno strumento che è ancora più trasparente, il Turbo 24 ha questa peculiarità. E bene o male il modo che poi si gestisce e si muove è simile a quello di un CFD o da qualsiasi altro strumento finanziario, diciamo, direzionale. Quindi è assolutamente interessante questa cosa e questo per concludere che quindi intanto il CFD, se lo fate con un broker serio, non è uno strumento assolutamente flessibile e interessante. In più, da un po' di tempo, per esempio, il mio broker ci dà la possibilità anche di lavorare con i certificati turbo, che sono certificati a leva, tra l'altro avete visto leva variabile, che hanno un book che sono quotati, no? In una borsa, e che quindi noi abbiamo quel prezzo lì, ce l'abbiamo noi, ce l'ha l'altro trader, ce l'abbiamo tutti, ed è quello. Quindi assolutamente molto molto interessante, si può fare il Forex tranquillamente con questi. Tra l'altro con la possibilità di avere, diciamo, questi stop, chiamiamoli così, questi KO sono alla fine la perdita totale dell'investimento, che sono garantiti, diciamo. Quindi in quel caso ancora meglio. Quindi vedete che c'è la possibilità assolutamente di fare bene trading sul Forex, sui maggiori indici, sull'oro, sul petrolio, in maniera tranquillamente fattibile, con l'importante, ecco, che scegliate un broker sano e serio, va bene? Va bene, allora a questo punto io vi saluto, vi auguro assolutamente una buona giornata, ma prima di salutarci vi chiedo se potete lasciare un bel like, visto che non è mai abbastanza. Se non vi siete iscritti al canale, abbiamo visto che ci sono moltissime persone che non sono iscritte al canale, che però guardano i nostri video ancora, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così siete sempre sicuri di essere con noi con tutte le live e i video che facciamo, e vi auguriamo ovviamente una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.